Buonasera e buon anno soprattutto, benvenuti al primo appuntamento del 2024 di Oltre il Novantesimo. Ciao Giulia, ciao Giulia Rizzardi. Ciao Riccardo, carissimo, ben ritrovato in questo nuovo anno 2024. Per me il 2023 è stato bellissimo, spero si ripeta quest'anno in tutto il suo ancora meglio, insomma, si può far meglio sicuramente. Si può far meglio, sì. Vabbè, speriamo porti davvero tanta serenità e tanta pace nel mondo. Questo, sì, questa è la prima cosa in realtà. Per quanto riguarda il calcio, noi ci siamo fermati la puntata scorsa perché ci siamo presi una piccola pausa. Certo. Vi ringraziamo per gli ascolti altissimi che abbiamo avuto anche durante la puntata che abbiamo dato in una replica, insomma, certo. dopo la tarda. Il calcio però non si è fermato. Suonano alla porta perché novità, abbiamo gli ospiti che arrivano a casa nostra e vogliamo parlare di calcio. Non dico il calcio, il campionato nazionale non si è fermato, mentre quello di Serie D sì, ritornerà tra qualche giorno. Sì. La Juventus sta accorciando sull'Inter, il Napoli ha impattato in casa contro il Monza 0-0, Monza che ha sbagliato un calcio di rigore con Pessina. E poi per dire il Milan ha vinto un brodino caldo, giusto. Fiorentina invece alla grande. La Fiorentina sta andando bene. È lì nelle posizioni che contano per la Champions, però diciamo del Napoli. Al di là del risultato, la non vittoria, sembra davvero che la squadra di Mazzarri non abbia risolto tutti i problemi che aveva con Garcia. E allora vediamo chi ci suona alla porta, con chi siamo collegati. Buonasera. Salve, buonasera, eccomi. Patrizio Oliva, caspita. Oliva, benvenuto oltre il Novantesimo, Patrizio. Innanzitutto facciamo gli auguri anche a Patrizio. Buongiorno a voi. Auguri di buon anno. Ti chiediamo una cortesia, se tiri via il pollice o l'indice, non so che è sul telefonino. Eccolo lì, bravo. Abbassalo, fallo sparire. Boom, ecco qua, perfetto. Senti, dicevamo insomma con Giulia, no? Che al di là della non vittoria con il Monza... qualche giorno prima c'era stato 4-0 pesante in Coppa Italia, subito dal Frosinone, l'eliminazione appunto da questa competizione, però mi sembra che il Napoli veramente si porti ancora dietro quei problemi che aveva con Garcia. De Laurentiis alla fine partita di quelle Monza ha detto è colpa mia, me ne assumo la responsabilità, ho sbagliato molte cose, vi spiegherò poi perché, adesso col mercato voglio rinforzare, il mercato di gennaio, voglio rinforzare questa squadra. Tu cosa ne pensi, Patrizio? Ma Umberto, quello che sta succedendo ha dell'incredibile, devo dire la verità. Non è possibile, una squadra campione d'Italia che aveva insegnato a tutti come si gioca a calcio. Entravamo col pallone, con le azioni entravamo col pallone dentro la porta, non l'abbiamo mai tirato da fuori, sempre talmente che eravamo bravi che entravamo col pallone nella porta. Oggi non sappiamo neanche tirare da lontano, non riusciamo più a segnare. Veramente ha dell'incredibile, una squadra che da campione d'Italia oggi non sa giocare più a pallone. Sicuramente qualcosa è successo nello spogliatoio, nella squadra, perché io da allenatore posso capire, a volte non si può giocare sempre alla stessa maniera, ma non azzeccare più una partita mi sembra veramente dell'incredibile. Ma per dirtene alcuni, Raspadori, che è un grandissimo calciatore, tocca la palla come pochi. Non riesce a stoppare la palla, non riesce a tirare, vuol dire che tutto ciò che noi facciamo a livello atletico, ogni gesto motorio, parte dal nostro sistema nervoso, e quando il sistema nervoso è spento vuol dire che qualcosa non va. Io vedo che questi giocatori hanno proprio il sistema nervoso spento, non hanno proprio grinta, non c'è niente. Io vorrei fare una domanda a Patrizio. Ma si può dire che senza Spalletti il Napoli ha perso la sua identità, la sua vera essenza, la sua anima? Forse era proprio lui il motore principale di questa squadra, che ha tantissimo potenziale, ma... Però Spalletti l'ha raggiunto. Sì. Vabbè, ma sicuramente ti devo dire per forza sì, perché per quello che ha fatto Spalletti... Giulia, sicuramente Spalletti è stato il valore aggiunto, come diceva Umberto. Io dico, ve l'ho detto già l'altra volta, per me Garcia doveva continuare a giocare in quella maniera. È venuto Mazzarri, che è un condottiero, uno grintoso, neanche lui, che è molto bravo come allenatore, riesce a sollevare questa squadra. Il presidente ha detto si assume le responsabilità. Non so quale responsabilità si sia assunto, non le ha dette,
adesso si è affacciato sul mercato. che spiegherà Sai poi. cos'è? Che forse quando si è raggiunto il massimo, perché l'anno scorso il Napoli ha Certo. raggiunto il È massimo, difficile poi, ripetersi e ma far meglio, esatto, sicuramente. Però, ripetersi, insomma, far meglio, fare anche c'è una uguale. forbice che è troppo grande. Giulia, è quello Da che una succede, lo so, squadra fortissima, quasi imbattibile, il da pericolo. arrivare a Ma dipende anche punti dalla capolista Inter. l'anima, lo spirito che anima la squadra. Con Spalletti c'era quest'anima di Spalletti, questa Sicuramente. grinta, questo gioco, questo modo di allenare che probabilmente faceva bene anche ai calciatori. Ma Invece il con questi altri pericolo. calciatori si è un po' tutto Perché poi alla appianato. fine, Patrizio, tolto Kim che è partito, il difensore centrale, È che uguale. sicuramente è un punto fermo della squadra dell'anno scorso, per il resto sono rimasti tutti a Esatto. Napoli. Ma il pericolo di una persona è proprio quello che diceva Giulia. Se uno ha ottenuto, è quando tu ti adagi, no? Il pericolo di una persona è quando hai raggiunto gli obiettivi, poi ti adagi e ti fermi, non raggiungi più altri obiettivi. Invece loro dovevano crearsi sempre degli obiettivi nuovi, sfidanti. E penso che così non l'hanno fatto, perché questa squadra sembra adagiata sui risultati dell'anno scorso. Ed è un pericolo Giusto. grande. Cioè, diciamo che l'allenatore Garcia e la società non è stata in grado di dare nuovi stimoli a questa squadra, no? In modo Sì, da probabilmente non c'è un allenatore che adesso, siccome chiunque arriva adesso come allenatore, non farà mai meglio di Spalletti in questo preciso momento storico. Poi magari passando il tempo si rendono conto e andranno avanti. Ma adesso il dopo Spalletti, secondo me, è duro per tutti. Questa è la mia Non ti opinione. sembra, Patrizio, ti faccio una domanda un po' cattivella, che forse magari Osimhen sia rimasto a Napoli malvolentieri? Ma guarda, io non penso che è rimasto malvolentieri, perché comunque è un giocatore che l'hanno chiesto tutte le squadre del mondo. Sì. Quindi se è rimasto a Napoli vuol dire che ha avuto le sue garanzie, la sua serenità l'ha trovata. Se no, non, per uno come lui che è richiesto da tutti, non sarebbe rimasto a Napoli assolutamente. Ecco, l'altra volta ci avevi parlato della tua grandissima carriera. Io vorrei, un'ora ci vuole per elencare tutto quello che ha vinto Sì, Patrizio Oliva, però grande ci hai dato anche campione. buone speranze sul futuro della boxe italiana, ci hai detto insomma che Ci ci sono sono giovani campioncini in interessanti che potrebbero erba. sbocciare un po' come è successo nel tennis con Sinner, che è Sì. diventato sicuramente il tennista più forte in questo momento per quanto riguarda gli italiani del 2023 e in prospettiva può solo migliorare. Allora, Patrizio, che dirti? In bocca al lupo per il Napoli. Sì. Dai, Speriamo. Sì, dai un voto al girone di andata del Napoli, insomma. 4 e mezzo, che vuoi 5, 5 dare? Io, e Roberto, vuoi dare solo 4,5. 4 e mezzo, Quattro e mezzo. sufficienza piena Proprio. proprio. Neanche rimandato a settembre, proprio segato. Segare, beh, Va sì. bene, grazie Patrizio. Grazie Patrizio, Ancora buon tanti anno auguri e tanti baci. di buon anno a te e alla tua famiglia. Certo. E ti Ciao ringraziamo ragazzi, sempre ciao. per la tua Grazie mille. Sì. disponibilità. Insomma, devi venirci a trovare, a suonare il campanello, perché questa è la Certo. grande novità di oltre il Il novantesimo del 2024. C'è campanello. un campanello. Tra l'altro, devo dire, c'è Vincenzo Funato che è un grande Apre a padrone di tutti, casa, apre apre la porta a tutti, li accoglie, eccetera. Poi Umberto Croci, che in regia è un po' il Esatto. nostro Steven Spielberg del calcio. Allora, Giulia, in attesa che qualcun altro venga a trovarci, insomma, perché qui è così. Così, un andirivieni continuo e noi siamo ben lieti di ospitare tutti i Volevo fare nostri. un piccolo break sulla Serie D, perché Facciamo un insomma break. sarà un caso, ma da quando, col quale noi ci occupiamo sempre della Samba, Ah, sicuramente, sì, però ma. diciamo a livello di trasmissione televisiva abbiamo pensato di allargare l'orizzonte Allarghiamo per la Serie D, però da quando l'orizzonte. non apriamo più, perché non c'è più il centrale della Samba, c'è stata un po' la caduta verticale della squadra Ma di porca. Samba, dal primo al quarto posto è un attimo. Non saremo mica noi che gli portiamo No, fortuna no, o no, sfortuna. portavamo bene, ci hanno un po' così, come dire, schifato e i Esatto. risultati sono lì sotto Oh, gli occhi di tutti. ricordiamo che la scorsa puntata tutti i calciatori delle varie squadre, Roma Sì, hanno City, tutte vinto. hanno tutte vinto. Ma Ecco qui, non lo ma so, non lo io, so. come si dice in Punti questi casi? inter mistero, Non è mistero. vero, ma ci credo, sai come funzionano queste cose. Va Esatto. bene, allora Funaro, chi sta suonando con sta pioggia o con sto vento? Chi suona sto convento? Bene. Abbiamo un altro Oh. grande personaggio. Tra un attimo, subito,
Scusa il campanello, perché Beh, forse si è finché non rotto è. il campanello, sai? Eh no, Forse si è rotto il eh no, perché un attimo loro arrivano lì, però poi c'è da suonare, no? C'è scritto ma se non suonano, forse si è rotto il Lamantino campanello. Brothers, loro devono schiacciare e poi Esatto, e noi ovviamente siamo noi qua. apriamo la porta. Funaro con tanto di paste di Lucia le pastiera, Lui c'ha fa Ubaba, l'ingressista. no? No, lui fa l'ingressista. L'ingressista, questa è nuova, e lui fa l'ingressista e li fa entrare in casa nostra e noi li ospitiamo. Vabbè, intanto veramente vi ringraziamo. Ecco, infatti non Per abbiamo l'affetto che fatto. ci dimostrate ogni volta, c'è Esatto. un cellulare, un numero di cellulare che compare sotto, potete interagire con noi, magari leggeremo poi nelle altre puntate, nelle prossime puntate, i vostri messaggi, che sono tantissimi, noi siamo in tutta Italia, anche se insomma. Infatti all'inizio, Riccardo, non abbiamo salutato tutti i nostri telespettatori. Siamo contenti che siano qua con noi, sono veramente tanti, sono numerosissimi. Avete capito, la nostra è una specie di casa, no? Che accoglie tanti ospiti e soprattutto voi che ci guardate da casa con tanto affetto e con numeri, per quanto riguarda gli Esatto. ascolti, altissimi davvero. Anzi, diciamo anche il numero che poi vedete in sovraimpressione, 333-7156-216. Che non è il Mi numero personale di Giulio, dunque raccomando. No, non cominciate a mandare. Cioè, è il a numero mandare della redazione di messaggi. oltre il 90°. Dunque, Esatto. ecco, e vi risponde Vincenzo Funaro. Se vi accontentate di Vincenzo Funaro, vi risponde Funaro. Vabbè, allora, è Esatto. arrivato? Questo campanello sta diventando un'ossessione, però Sta no, diventando perché noi un'ossessione. vediamo dalla telecamera che sta arrivando un ospite, però Esatto. finché non arriva sotto casa e fa ding dong, noi non Quando possiamo. noi tiriamo sul. Tra l'altro oggi, eccolo qua, vedi Eccolo subito, qui. puntuale, Proprio basta preciso, chiedere, proprio basta chiedere. preciso. Allora, chi abbiamo qui alla porta che suona? Un attimo che vogliamo aprire. Ah, eccolo qua, Pietro Maiello, questo lo riconosco, grande, grandissimo tifoso del Napoli, grande amico, persona che gestisce da anni Casa Napoli, che è ormai diventata praticamente come dire, la patria del tifo napoletano. È Certo. un grande punto di riferimento per i tifosi del Napoli, per i tifosi azzurri che sono un po' preoccupati di questo Napoli. Pietro, che succede? Camma fa! No, non ci sente, tutta l'altra cosa che non l'ha sentita. Pietro, vediamo di perfezionare il collegamento, perché con lui volevo un po' invece La capire perché. parte più dei tifosi. Pronto? L'umore dei tifosi, perché lui proprio ha uno stretto. Pietro Maiello. È a contatto con i tifosi del Napoli, sente proprio la pancia, no? Del tifo Certo. napoletano. Perché ci sono anche voci insistenti su un possibile esonero di Mazzarri e un ritorno di Garcia. Ah no, però, Ma Ma che ne so, forse questa follia. volta chiamano il sergente Garcia, non Garcia l'allenatore. Però insomma, ci sono anche queste voci a Napoli che stanno circolando nelle ultime ore. E dunque, Casa Napoli, che oltre ad essere diciamo così, un punto di riferimento per il tifo napoletano, è anche una Non importante credo. testata giornalistica composta da validi giornalisti e colleghi. E dunque, magari ci Pronto? sono anche notizie da questo punto di vista. Pietro Pronto? Maiello, ho visto che sta viaggiando, non so, su qualche autostrada tra Miami e che non so, e il Bronx, Giorno? perché lì è giorno, noi invece qua siamo in diretta come ogni mercoledì sera, poi in replica anche il giovedì in alcune televisioni, insomma, cerchiamo di parlare di calcio, perché il campionato quest'anno, il campionato di Serie A, a differenza delle anni passate, non ha fatto pausa, si va No, avanti a sempre avanti. oltranza. Si è giocato praticamente poco prima di Natale e anche poco prima dell'ultimo dell'anno. Adesso avevo Pietro Maiello, questa volta l'abbiamo e ci sente anche. Ancora il campanello. Pietro, ti sei attaccato al campanello. Buonasera, Pietro. Eccomi, eccomi, Ecco qua. eccomi. Innanzitutto, Allora. un saluto a tutti i telespettatori che ci seguono e per la pazienza, naturalmente, non è mai abbastanza, soprattutto per i collegamenti. Stando tra Napoli e Miami, infatti vediamo che sei illuminato a giorno. Però volevo dirti, guaglio, ma che ci racconti di sto Napoli, Pietro? Camma fa, camma fa. Camma fa, prima dicevo con Ma guarda, Patrizio Oliva, che è venuto il nostro ospite poco fa, è entrato nella nostra casa, era preoccupato. Tu sei altrettanto il tifo napoletano, tu che hai il sentore della pancia dei tifosi del Napoli, cosa dicono? naturalmente i tifosi sono assolutamente preoccupati e anche esausti di una situazione che ha continuato ad esistere già dagli inizi di agosto, no? Quando c'erano delle perplessità proprio sull'allenatore scelto da De Laurentiis. Poi abbiamo visto quello che è successo, è ritornato Mazzarri, ha riconquistato un po' di sicurezza mentale di questi ragazzi, ma non ha fatto dei miracoli importanti. Forse si è visto qualcosina con il Real Madrid e quando naturalmente è arrivato anche
al primo match contro l'Atalanta, dove abbiamo fatto un'ottima prestazione. Dopodiché si è visto un Napoli sicuramente timido, poco incisivo sotto porta, svogliato, che ci prova ma non rende. E quindi questo fa capire, come ha detto anche il presidente, che gli errori sono stati fatti a monte, sono stati fatti anche durante le scelte di mercato, ed è per questo che poi De Laurentiis ha, diciamo, nell'ultima partita contro il Monza, ha esclamato dicendo: io adesso metterò mano al calcio mercato e cercherò di fare il possibile per risanare tutto, facendo delle scuse anche un po' forse in ritardo, sì, però va bene così. Quando Pietro, adesso Giulia deve farti una domanda, perché appunto approfittando della tua presenza a Casa Napoli, .net non è soltanto un punto di ritorno importante per i tifosi del Napoli, ma anche una testata giornalistica autorevole, certo, che ha anche bravissimi, certo, colleghi che raccolgono le notizie. Giulia deve farti una notizia, deve farti una domanda, però io ti chiedo, quando Pessina è andato sul dischetto di Gregorio Pessina, capitale del Monza, tu con chi parlavi? Con San Gennaro? A chi hai chiesto la grazia per farti salire il rigore? Ma più che altro ho sperato che sbagliasse, perché sicuramente mi ha detto non la parava. E quindi, San Gennaro lo deve sbagliare. E quindi diciamo che è stato, però poi alla fine, come vedi, non è che ha fatto tantissimo, nel senso che è vero, non ha segnato, ma non è che noi abbiamo approfittato di questo, esatto, di questo rigore mal tirato, perché poi alla fine, guarda, ha tirato un po' male. Più che liquefarsi il sangue di San Gennaro, si è liquefatto il capitano del Monza Pessina, perché ha tirato la mozzarella. Giulia. No, comunque complimenti a Palladino, che l'ha preparata perfettamente questa partita, ed è stata una partita sicuramente non semplice per lui, ma anche per noi, perché abbiamo visto un buon Napoli anche questa volta, ma che, come hai visto, non ha inciso tantissimo sotto fondo. Allora, c'è in giro la notizia che verrà esonerato Mazzarri e tornerà Garcia. In caso di sconfitta la prossima partita. È possibile? È vera questa notizia o è una fake news? Ma guarda, la notizia, a me sembra una notizia quasi poco credibile, nel senso che sia vero o no, onestamente non credo che De Laurentiis non è mai tornato sui propri passi, anche quando c'era la possibilità di far ritornare Cavani, ricordiamo, no? Non è che ha voluto, diciamo, ritornare sui suoi passi. Il problema secondo me non è l'allenatore, quindi anche se tornasse Garcia non è tanto adesso l'allenatore, ma è competere con quelle che sono i match naturalmente futuri, con il Barcellona ad esempio, che fra un paio di mesi vedremo, ma anche con la Serie A, perché non sarà semplice con questa squadra, con questo organico andare avanti. Quindi io credo che Mazzarri sappia dove è arrivato e lo ha sempre detto. Qualcuno ha detto che ha studiato poco, io credo che sta facendo il massimo che può fare. Se ritorna Garcia con le idee che ha, non so quanto possa fare bene. Quindi il problema va proprio visto nella squadra, nella mentalità di squadra, che prima si era concretizzato con Spalletti, ma in questo momento non si vede. E quello che sicuramente bisognerà fare adesso è rinforzare la squadra. Speriamo arrivi Savardic, in queste ultime 48 ore probabilmente potrebbe arrivare come rinforzo. Speriamo che Politano non vada via, perché ci sono anche delle sirene in Arabia Saudita che vorrebbero il giocatore del Napoli, lì in Arabia Saudita, no, 14 milioni. Ci sono comunque delle sensazioni che se arrivi un'offerta di 15-16 milioni potrebbe eventualmente andare via. Certo. D'altronde anche c'è la pista Faraoni che si sta comunque portando avanti, però Napoli è comunque in movimento sul mercato, come aveva preannunciato anche il presidente De Laurentiis. Parola d'ordine è rinforzo. Quaraschelia resta, ma comunque non sta rendendo come l'anno scorso, mi pare. Comunque col Monza ha giocato, ha avuto diverse occasioni. Sai, il problema è che un po' tutti i giocatori non stanno rendendo come l'anno scorso, e il discorso è quello che ti facevo prima. Cambiano gli allenatori, ma la squadra, come vedi, non è che poi sia cambiata tantissimo. Quindi c'è qualcosa all'interno dello spogliatoio che bisogna sistemare. Questo lo può fare in primis De Laurentiis, perché ricordiamo che anche l'aspetto dei rinnovi che si sono protratti, che si sono trascinati,
per tutto quel periodo, e con Osimhen un po' incazzato, e con Quara che comunque era un po' svogliato, e adesso anche Zielinski. Il presidente dovrebbe un pochino capire, e io spero che lo faccia, che forse, a parte dire le scuse, che va bene, è stata una un'ottima mossa da parte del presidente chiedere scusa, però l'ottima mossa dovrà essere anche quella di sanare un pochino lo spogliatoio, e lui è capace, da buon comunicatore, a farlo. Bene, Pietro, noi ti ringraziamo, grazie per farci vedere. Grazie. Stiamo vedendo il Central Park dietro di te, gli alberi un po' spogli, vero? Sì, proprio quello. È autunno, è inverno. Grazie, buon viaggio. Ciao. Grazie, ciao, ciao, grazie. Buona puntata. Ciao, grazie, grazie a Pietro Maiello e Casanapoli.net. Allora, la situazione a Napoli è un po' tutta un po' spuglio. È in fermento il Napoli, perché sì, effettivamente sul mercato si muoverà sicuramente eppure, il Napoli. Eppure sono convinto. Però io penso che sia proprio un problema di capoccia, di testa. È proprio stato il passaggio, quest'anno si doveva capire che sarebbe stato quello, che il passaggio da Spalletti, da tutto quello che aveva creato intorno alla squadra Spalletti, a un cambiamento così drastico da Garcia, qualsiasi altro allenatore oggi, secondo me, è stato pesante, perché aveva creato anche un bel ambiente che non tutti magari sono in grado di creare, gli allenatori, quindi. Sì, probabilmente con lì forse Laurenti non ha capito l'importanza del lavoro che era stato fatto alla Spalletti, no? Ha puntato tutto sulla squadra, dice comunque la squadra è forte, al di là di chi l'allena, no? Ma una squadra vincente fatta Spalletti è riuscito a tirare fuori il meglio, perché aveva fissato anche degli obiettivi, aveva stimolato nel modo giusto tutti i giocatori, come diceva prima Patrizio Oliva. Invece poi, lasciandole così, senza punti di riferimento, con un nuovo allenatore che ha portato delle novità forse anche troppe, e si sono un po' persi. Sai cosa mi viene da dire, Riccardo? Magari se fosse rimasto un altro anno Spalletti, chissà, forse Napoli adesso non sarebbe dov'è, ma sarebbe non lo so, secondo me lui aveva un po' capito che probabilmente era finito forse un ciclo, era difficile ripetersi. D'altronde è sempre, quasi sempre così, quando un allenatore vince poi se ne va, perché è difficile poi far meglio. Ancora, sono insistenti, incredibile. Allora, sì, pronto, chi abbiamo? Chi abbiamo all'uscio della porta? Anzi, ormai sta salendo. Prego, si accomodi. Che abbiamo? Adesso aspetta che lo vediamo. Perché non abbiamo l'ascensore fuori di servizio, allora devono farla a piedi per salire fino sopra la casa, Vito Troiano, eccolo qua. Buongiorno, buonasera Vito. Guarda lì com'è fresco, com'è tutto... Vito, in super no, Vito non ci sente. Vito, tutto a posto? Suona il cellulare e il campanello, poi si dimenticano di attivare l'audio. Vito, no. Lo ricontattiamo, insomma, cerchiamo di... Lo ricontattiamo. Allora, adesso, perché con Vito è importante averlo qui con noi, è uno dei nostri opinionisti fissi, insomma, una delle colonne di Oltre il Novantesimo. C'è il capitolo Milan. Che Trenta infortuni, Ibra che è lì alla finestra, è andato in spiaggia a Miami, però ha avuto questo incarico, no, di stare vicino a uomo, immagine, businessman di Cardinale, però molto vicino alla squadra, però è andato a Miami. Il Milan ha vinto con Sassuolo un brodino, perché 1-0 Pulisic, eccetera, però i problemi pare che non sono ancora risolti, tant'è, insomma, se dovesse perdere il Milan la prossima partita, l'ombra di Ibra, o quella di Conte, perché c'è anche il nome di Antonio Conte in ballo. Vediamo. Adesso poi ci colleghiamo appunto con Vito Troiano. Anche Leao è in crisi. Leao super fischiato dal pubblico di San Siro. Ma poi Vito Troiano ha una sua teoria, perché andiamo a sentire non solo lui è, da sempre dice Pioli out, si sta portando verso la direzione via la proprietà, via la dirigenza, perché ci sono voci sempre più insistenti dell'interesse da parte degli arabi per l'acquisto del Milan. Hanno mani in pasta dappertutto. E questo cambierebbe un po' tutto lo scenario, no? Perché ovviamente arriverebbero soldi, tanti soldi, gli investimenti, magari fare in direzione di Antonio Conte, che sappiamo non è uno che costa poco, lui come ingaggio, ma poi vuole anche una certa squadra, eccetera, eccetera. L'abbiamo? Vito? No. Non c'è Vito, non ci sente Vito. Non ci sente Vito, allora, non ci sente, lui come non sente voci di un possibile conferma di Pioli, lui è molto categorico su questo. Pioli ha fallito, perché comunque anche l'anno scorso il Milan non si era qualificato per la Champions, fallendo tutti gli obiettivi, e poi dopo per la squalifica della Juventus è rientrata in Champions, però non si è arrivata quinta addirittura.
però i tanti infortuni di quest'anno pesano davvero tanto, perché comunque Pioli è responsabile della preparazione, anche se poi non la fa lui, però comunque, Anche la insomma, preparazione atletica evidentemente fa acqua da tutte le 30 parti. 30 infortuni sono Un po', veramente sono un tanti. po' troppi, dai. Allora, facciamo così, ci fermiamo proprio un attimo, un piccolo break e poi torniamo. Abbiamo già il nostro ospite pronto a parlarci del Milan, tra poco. Campanello, finalmente Funano è andato un attimo, e adesso però, cioè, ti sentivamo, adesso ci devi dare il tempo un attimo, adesso apriamo la porta, di spiegare che Pazienza. avevamo collegato, adesso si è collegato finalmente con noi, anche ci sente, il nostro Vito Troiano, che è un grande tifoso del Milan, un grande nostro amico. Ciao Vito. Buonasera, buonasera Riccardo, buonasera Giulia. Che abbiamo? Vito, le vacanze ti hanno fatto E buon anno a tutti i sei un nostri fiorito. telespettatori. Sei un fiore, sei un Sei un fiore. fiore, dice Giulia. Ah, sei gentilissima, Giulia. Tu sei il Aiutiamolo con il fiorellino. Tu sei il Ah, è Guida. fiorellino. Senti, noi te l'abbiamo inviato a San Siro a vedere la partita tra Milan e Sassuolo. No. E dunque, chi meglio di te ci può dire, insomma, questo Milan si è proprio preso un brodino, no? Ma un brodetto, devo dire la verità, un brodetto Ah, quello che si brodetto, perché San Benedetto è mangia tutto il in brodetto, Toscana. capito? Quello che si mangia in Toscana, sì. Sassuolo devo dire che ha fatto un'ottima prestazione, mentre il Milan ha giocato così così, ancora aveva, come dire, i residui del Natale e quindi non ha fatto una bella prestazione. Cioè, si è scaduto quel golletto lì perché nella difesa è stato un mezzo pasticcio e quindi Pulisic ne ha approfittato, ha segnato. Però devo dire la verità, non ha giocato bene. Mentre il Sassuolo mi è piaciuto. Questo mi ha Senti, convinto, insomma. Vito, io ovviamente l'ho visto anche settimana dopo la partita, ci siamo scambiati qualche opinione, qualche idea sul Milan, sulla vittoria su Sassuolo, e adesso lui ha preso un'altra direzione, lui aveva i puristi a livello Certo. tecnico, dice via Pioli. Adesso sta allargando un po' il suo raggio d'azione e dice via tutti, perché c'è questo interesse Rifacciamo il da Milan. parte, esatto, da parte dell'Arabia Saudita, cioè degli sceicchi che potrebbero comprare il Milan, con Maldini che sarebbe un po' come Maldini. dire il regista dell'operazione, e dunque via Cardinale, via Fabiani, via Moncada, Ibra, Via non lo so, Turlan, via Vito. tutti, via tutti. No, devo dire la verità, cioè, con Pioli out ci siamo fatti una stagione e rimane ancora Pioli out. Però va anche detto che comunque è colpa anche della società, perché una società seria, cioè, non può tenere in stand-by così un allenatore. O decidi di tenerlo e quindi lo difendi, o decidi di cacciarlo e quindi vai sul mercato a trovare un sostituto. Quindi non è tutta colpa di Pioli. Però questa, come dire, questi arabi con Maldini che potrebbero venirci in soccorso non sarebbe male. Quindi, allora, giustamente, come hai detto tu, Riccardo, via qui. Facciamo un Beh, sì, repulisti totale e col nuovo anno Maldini con l'Arabia. perché giustamente dice E Vito, con se l'Arabia. la presidenza non mi ascolta, quando io chiedo di andare via auto, mandiamo via la presidenza, già prima, no? Abbiamo un Perfetto, problema alla radice. esatto. Perché comunque non si può andare avanti così. E ci sarebbero anche, io andrei ancora più su Riccardo, ci sarebbero anche alcuni giocatori da cacciare. Tipo Giulio, fai quel Tipo nome lì che Leao. Leao Tipo fischiato a Leao, San brava, Siro. tipo Leao. deluso con le Perché aspettative, lui Leao, dai.
Tipo Leao, no, ma perché comunque lui ha detto ieri o l'altro ieri, quando era, che lui scende in campo a ritmo di musica, quindi lo si capisce, se La musica fa sinfonica, la musica da il livello. camera, No, perché la è un musica po' no, lento. allora deve fare il rapper, deve E deve fare il fare. rapper, se scende in campo a ritmo di musica deve fare il rapper, deve decidere questo ragazzo cosa vuole fare della sua vita, o il calciatore o il rapper. Quindi faccia una volta per tutte una scelta. Anche perché se Quindi, scendi in campo a ritmo di perché musica così, poi te le suonano. facendo non fa bene nessuna delle due. Scusa, Non forse fa ti è bene né passata. Forse, Vito, scusa, Scusami, forse ti è passata Vito. inosservata la battuta di No, Giulia. ho detto se scendi in campo a ritmo di musica e poi te le suonano. È meglio che ti togli le cuffie e non ascolti né nulla, esatto. Sei tu che devi suonare agli altri, caro il nostro Leao. No, effettivamente, insomma, un giocatore che poteva essere sicuramente un punto fermo del Milan è finito, adesso anche l'occhio dei tifosi, fischiato perché è lezioso, con questi continui colpi di tacco che non portano a nulla. I tifosi del Milan vogliono ben Infatti altro da la Leao. notizia, No, l'unica a parte notizia l'attaccamento alla maglia, ma anche della dal punto di vista partita. tecnico, vogliono che il giocatore sia determinante, non con questi colpi fine a se stessi, Esatto. e il colpo di tacco e la trivela, Ma come e mai? che è la Veronica, che ne so io. Vabbè, ma i portoghesi sono un po' così, vero, Vito? Infatti, Riccardo, l'unica notizia della partita tra Milan e Sassuolo sono i fischi di Leao alla sostituzione. Questa è la vera notizia. I fischi a Leao alla sostituzione. Quindi anche lui deve capire un attimino che non sono tutte rose e fiori. Esatto. I tifosi sono abbastanza, per usare un eufemismo, Va bene. incazzati, ecco, per non dire, Vabbè, noi per non dire di peggio, abbiamo la fortuna di per averti non qua dire con di noi, peggio. Vito, sai che Meno spesso male, divaghiamo un attimo, non parliamo solo di calcio. Com'è stato il tuo Capodanno, il tuo Natale? Quale specialità culinarie hai messo sul tavolo, sulla tavola? Sappiamo, insomma, grande amante della cucina della cucina. Ma della infatti si vede, lo Basilicata. vedi com'è bello rigoglioso. Ha messo su Ti qualche sei messo delle chiletto. creme addosso? Ti sei No, messo ha messo cosa? qualche chiletto, si Qualche dice. chiletto di troppo, dice, guarda, attenta osservatrice la nostra Giulia, eh. Ecco, Attenta a cosa com'è dice. Sì, passato, insomma, comunque le feste di Natale e fine anno? qualche chiletto è stato messo, ha un'attenta osservatrice, ha ragione Giulia. Sì. No, beh, un Natale, un Capodanno molto sobrio, un cenone a base Famiglia. di pesce, come tutti noi terroni, no? Con il capitone finale, con il capitone finale. Bene, 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 bene. Allora adesso Sarò un po' con il capitano. ti prepari per la Befana, avrai più carbone o dolci all'interno della calza? Ma infatti questo era un sondaggio che volevo lanciare, Ah, perché che non infatti, spessore la nostra trasmissione naturalmente sta prendendo, eh? non Carbone o suggerivo. dolci nella calza della Befana? Prego, Per il lanci. Milan, per il Milan carbone. Per il Milan carbone. Non su di me perché non sono nessuno, quindi, ma il sondaggio che volevo lanciare è considerato, come dire, avendo mangiato il panettone, Pioli, avendo mangiato anche il cotechino con le lenticchie, no? Dentro la calza della Befana, cosa troverà Pioli? Carbone o qualcos'altro? Io personalmente troverò carbone perché sono stato, come dire, un po' cattivello durante l'anno. Non so Pioli cosa troverà. Non lo so, staremo a vedere. Tanto gioca il giorno della Befana, dunque vediamo un po', insomma. Va bene, grazie Vito. Grazie Vito. Grazie, buon Grazie, anno ancora. grazie, buon È anno sempre un ovviamente. piacere stare con voi. È Qua, sempre un insieme piacere in stare nostra con voi. compagnia. Buona serata. Bene, grazie. Allora noi Ciao. adesso ovviamente andiamo avanti, la nostra trasmissione. Ricordiamo l'angolo dedicato alla Serie D, l'abbiamo non sospeso, ma ovviamente per Oh, forza di cose non si si è gioca. fermato il Però c'è tutto campionato. un mercato, Oh, giocatori sì, che è sono tutto un andati, fermento tornati, anche nella Serie B. incredibile. Vediamo, Allenatori, tra l'altro, allenatori esonerati. di squadre che sono in alto nella Esatto, classifica. Ma quindi com'è possibile? Questa sta prendendo una piega un po' strana. sai i nostri X-Fai andremo a Andremo a indagare. vedere, noi abbiamo gli X-Files che sono tremendi, l'ultima volta ha fatto un disastro, l'hanno fatto. E comunque, ecco, fermo campionato e ritorneremo poi ad averlo. Vediamo. Allora, ecco qua, un altro amico è venuto a trovarci. Buonasera, con chi siamo collegati?
Se ho capito bene dalla regia, mi dicono che abbiamo un grande ospite, un grande amico da tanti anni, scrive, dirige giornali, lo vediamo in televisione ed è, io lo chiamo il direttore perché insomma l'ho conosciuto come direttore, è sempre per me il direttore. Savei Iacobelli, buonasera, benvenuto oltre il 90esimo. No, abbiamo forse perso, adesso vediamo se riusciamo a riprendere. I collegamenti sono un po' così pazzarelli. Anche perché poi veramente sono improvvisati, nel senso che ci vedono in TV e chiamano, arrivano alla porta. Avere il tempo di sistemare, però insomma, ecco, con lui magari facciamo proprio una panoramica, un bilancio. I voti delle migliori e delle peggiori di questa prima parte. Perché io direi che... Allora ci fermiamo un attimino perché perfezioniamo il collegamento, però insomma possiamo dire sicuramente tra le promosse Fiorentina e Juventus, sì. Le bocciate direi Napoli-Milan, Napoli-Milan soprattutto, quelle rimandate Atalanta, Roma, Lazio e poi giù nella classifica la Salernitana bocciata, il Verona, da rivedere Monza. E Cagliari e dove lo sistemiamo? Il Cagliari, Cagliari... Dai, vabbè, questo La Padula che è un po' inespresso perché non sta facendo gol ed è un giocatore importante per la squadra di Ranieri. Sì. Dai, fermiamoci proprio un attimo e poi ci colleghiamo a questa via Iacobelli. Abbiamo sentito insomma che ha suonato il nostro campanello per entrare a casa di oltre il 90esimo, il direttore Savio Iacobelli, un amico carissimo da tanti anni. Buonasera Savio. Buonasera. Buonasera a voi e buonasera a chi la bontà di seguirci. Allora noi abbiamo, grazie a te, vogliamo fare un po' il bilancio insomma di questo girone d'andata, no? Tra le promosse l'Inter, la Juventus, la Fiorentina, il Bologna, tra le bocciate sicuramente il Napoli, il Milan. E tra le rimandate Atalanta, la Roma, la Lazio, insomma, ecco, però restiamo sulle promosse e le bocciate. Tu cosa ne pensi? No, penso che la classifica parli chiaro, c'è un duello scudetto fra l'Inter e la Juventus che non molla e che è l'unica ad essere rimasta nella scia pennarozzurra, che dal punto di vista dell'organico qualitativamente e quantitativamente sono la squadra favorita per il girone di ritorno, ma la Juventus di Allegri è una delle più piacevoli sorprese di questa prima parte della stagione, perché credo che nemmeno il più incallito e appassionato tifoso bianconero alla vigilia del campionato potesse immaginare che dopo 18 giornate la formazione di Allegri, che era stato al centro di molte critiche, come ben sappiamo, nella passata stagione, potesse rivelarsi la rivale più pericolosa della formazione di Inzaghi. Per quanto riguarda le altre squadre, certamente una nota di merito deve essere ascritta alla Fiorentina, così come allo stesso Bologna, e credo che invece il Napoli tenga banco per la delusione che ha procurato ai suoi tifosi, ma come lo stesso De Laurentiis ha avuto la franchezza di riconoscere, a commettere gli errori principali è stato proprio lui. Se tu hai un giocattolo perfetto che ti consente di vincere il campionato con 16 punti di vantaggio sulla seconda classifica, di approdare per la prima volta nella tua storia ai quarti di finale di Champions League, non si capisce perché questo giocattolo tu debba smontarlo e poi non riesca più a rimontarlo. Giulia, volevi fare una domanda a Savi? Riguardo alla Fiorentina, volevo chiedere, Italiano è un allenatore che è stato insomma contestato anche in passato, soprattutto dai giornalisti di Firenze, però a quanto pare sta raccogliendo i suoi frutti nel lungo periodo, nel lungo termine, perché la Fiorentina comunque è al quarto posto, quindi insomma ha raggiunto ottimi risultati. Complimenti. Ma io credo che, fermo restando che il diritto di critica sia sacrosanto, è evidente che un allenatore sappia quanto i risultati incidano sul suo presente e sul suo futuro. I risultati parlano da soli per l'Italiano, che nella passata stagione ha portato la sua squadra alla finale di Coppa Italia di Conference League, le ha perse entrambe, è vero, ma per perdere una finale bisogna arrivarci.
E peraltro la Fiorentina ha dimostrato di avere un impianto di gioco molto solido, sta ritrovando i gol degli attaccanti, in particolare Beltran, che nell'ultimo periodo è cominciato a segnare, ma in particolare gode di un impianto di gioco che ne legittima le ambizioni europee. Quindi l'italiano è sicuramente il principale artefice. Il problema della Fiorentina qual è? È un problema fuori dal campo, perché come abbiamo saputo dal direttore generale Gio Barone, commisso era pronto a spendere anche 300 milioni per costruire a sue spese il nuovo stadio. Invece ci sarà la ristrutturazione del Franchi e in questo momento a 2 gennaio 2024 la Fiorentina non sa se potrà giocare in uno stadio cantiere nelle prossime due stagioni o se dovrà emigrare a Cesena o a Modena con tutte le problematiche del caso. E questa è un'altra storia di ordinaria, incredibile vicenda che riguardi la questione stadi nel nostro paese. È un'altra storia purtroppo all'italiana. Savietti, prima di lasciarti volevo farti una domanda sul Milan. È tutta colpa di Pioli? No, assolutamente no. Assolutamente no, perché chi ritiene che, a parte il fatto che Pioli in questo momento sta rispettando il primo obiettivo fissato dalla proprietà del Milan, e cioè qualificarsi alla prossima Champions League. È terzo in classifica, nonostante i 31 infortuni, 22 dei quali muscolari. Questo è il problema che il Milan deve affrontare, ma non può essere colpa di Pioli. Non risulta che sia Pioli a stilare i programmi di forza atletica a Milanello. Evidentemente c'è uno staff che sta riflettendo in questo periodo su che cosa abbia, soprattutto non abbia, funzionato all'interno del programma di allenamento. Ma Pioli da 4 anni e 2 mesi ha riportato il Milan all'onore del mondo, ha vinto il 19° scudetto, lo ha riportato in una semifinale di Champions League. È vero, è andata male nell'edizione attuale del massimo torneo continentale, ma c'è un'Europa League che il Milan certamente non era sino in fondo, e a mio avviso Pioli ha fatto un eccellente lavoro e sarebbe stato veramente un errore macroscopico, assolutamente suicida, quello di cambiare allenatore in corsa. Bene, grazie Savie, grazie davvero. Grazie. Grazie a voi. Grazie Savie Iacobelli. Ci ha un po' dato le pagelle, promossi e bocciati, insomma, solo questa è la classifica, parla chiaro, no? Certo. Sicuramente le prime due promosse quasi a pieni voti, mentre le altre, quelle bocciate, sicuramente vediamo il cammino che hanno fatto in questa giornata, certo. È sicuramente non proprio eccellente. E per quanto riguarda le rimandate, beh, insomma, c'è tempo da rifarsi, c'è tutto un giorno di ritorno, ci sono ancora 19 più la prossima, 20 esatto. Partite davanti. C'è tempo di rifarsi sicuramente, c'è tempo di migliorare, ma attenzione anche di peggiorare, dunque sempre molto, Molto staremo a vedere. Viva l'attenzione. Allora adesso noi parliamo ancora del Milan perché mi preannunciava Vincenzo Funaro da coordinamento, abbiamo in arrivo un altro grande opinionista che ci parlerà del Milan, dei problemi che abbiamo in qualche modo sviscerato, Proiano, problemi che tra poco analizzeremo ancora qua a oltre il 90°. Sentiamo chi c'è alla porta. Suonato il nostro campanello, ma c'è stato un po' di un attimo di lessa, perché avevamo Tiziano Crudelli che aveva già suonato, stava per salire le scale, invece all'improvviso gli ruba la pole position Roberto Cavallo. Ciao Roberto. Buona, a chi ho rubato la pole position? A Tiziano Crudelli. Era lì, tu hai sgomitato, lavorato... sei arrivato prima, vabbè, insomma. Ci sta, ci sta. Ho lavorato per tanti anni. Lo so. Un toro anni. Come te. Però Ricky, diciamo che il toro ha sconfitto il diavolo. Guarda ecco. Lì com'è affascinante. Almeno il qua. Nostro Roberto. Guarda che fascino. Grazie, che fascino. Giulia.
Io non so come ringraziarti, francamente, troverò un modo. Ma... Allora, Roberto, con te parleremo tutto fuorché di calcio, perché tu sai che sei il nostro tuttologo e con te possiamo parlare di tutto, dai locali che ci stanno in Svizzera, sì, anche quelli un po' così particolari, fino ai mercatini di Natale di Milano, di Bergamo, di Genova, di Venezia, fino a anche temi di economia, anche il fatto che ti rivolti tutto col telefonino, che magari dovresti imparare a usarlo, a tenerlo fermo, ecco qua. E poi, insomma, anche con le tue apparizioni televisive, che sono sempre più numerose, no? Ecco, a difesa degli animali, e questo è molto molto importante. Allora, caro Roberto, ti devi mettere dritto, Roberto, però, o ti metti a testa in giù, guarda, oppure... Ma guarda, spiego, ecco. Ma ti spiego perché, sì. Ti spiego perché. Perché mentre sono in linea con te mi arrivano 1000 telefonate e quando mi arriva una telefonata non so per quale motivo mi ribalto. Sì, non so per quale motivo, ma è proprio così. Se succede ancora metto io a testa in giù. Vabbè. Senti Roberto, stiamo andando prima, l'abbiamo fatto prima con Savelli e Jacobelli, i voti al girone d'andata. Insomma, diciamo, tra le promosse sicuramente, no Giulia, l'Inter e la Juventus... Tra le bocciate, clamorosamente il Napoli. Però tra le promosse e il Milan. Pure la Fiorentina. E la Fiorentina, Bologna, il Bologna, certo. Diciamo, per stare alla testa della classifica Inter Juve e poi subito dopo le prime quattro, insomma, Fiorentina e Bologna. Sei d'accordo? Sì, sono d'accordo. Io direi che l'unica cosa che non mi aspettavo, francamente, è il campionato del Bologna, che peraltro è caduto fragorosamente a Udine. Diciamo probabilmente pagando la pressione psicologica, no? Che era stata creata intorno. E poi ho giocato anche in Coppa Italia con l'Inter, magari un po' di come dire, no? di calo di certamente un po' di stanchezza, un po' di calo di tensione, ma secondo me molto ha fatto anche la pressione psicologica che è stata creata attorno alla squadra, che sembrava addirittura destinata a lottare per la Champions, e questi hanno beccato 3 pappine a Udine contro una delle squadre più deboli del campionato, a dimostrazione del fatto che la testa può fare praticamente di tutto. Ora vediamo se, come credo, il Bologna ritornerà in carreggiata, ma sicuramente è l'unica cosa che non mi aspettavo il Bologna, perché il Napoli, tu lo sai, io lo dicevo anche nelle altre tue trasmissioni, il Napoli era destinato a fare un campionato anonimo come questo, come è successo a tutte le squadre che hanno vinto il campionato e lo vincono una volta ogni 20-30 anni, insomma, no? Ripetersi è impossibile, non difficile, impossibile. Con la partita, con la dipartita sportiva, diciamo così, di Spalletti, poi era certo che il Napoli quest'anno avrebbe fatto un campionato anonimo e sarà già grasso che cola, a mio avviso, se riuscirà a entrare in Champions con il quarto posto. Ritengo più probabile un Napoli in Europa League l'anno prossimo, però credo che i tifosi napoletani possano essere contenti lo stesso. La Fiorentina, io me l'aspettavo così com'è. Perché poi voi del Torino siete gemellati con la Viola, vero? Noi siamo gemellatissimi con la Viola, infatti la mia seconda squadra, naturalmente a distanza di anni luce, ma la mia seconda squadra è certamente la Viola. Quando il Toro non era in Serie A io ti favo per la Viola. E la cosa che mi è sembrato di capire nell'ultimo periodo è che italiano è diventato più cinico. Io non credo che adesso lui perderebbe di nuovo le due finali, perlomeno non nel modo in cui le aveva perse l'anno scorso. Giusto. Soprattutto quella di Conference. È diventato più cinico. Per esempio, nell'ultima partita, quella contro di noi, peraltro, il Toro ha giocato meglio della Viola e ha giocato perlomeno all'altezza della Viola ed è stato più pericoloso, mettiamola così. Però la Viola è diventata più cinica, non si scopre più come prima, l'italiano non difende più con la difesa a metà campo e questo poi alla fine si vede. I voti più alti vanno sicuramente all'Inter e alla Juventus. E alla Juventus, non fargli parlare della Juventus, Venaria. Alias Venaria. Ecco. Grazie mille Giulia, grazie mille, esatto, io non mi astengo dal parlare della seconda squadra di Torino, preferisco astenermi, ma comunque me l'aspettavo assolutamente, soprattutto per il fatto che non hanno le coppe e per il fatto che in qualche maniera quest'anno qualcosa lo devono vincere per forza e lo vinceranno. La Coppa Italia ci sarebbe, però diciamo dalla Coppa Italia allo scudetto preferisco vincere Roberto lo scudetto. Roberto dice che vince addirittura il campionato. Lui sì, l'è convinto fin da agosto. No, io sono convinto, lo dico da agosto, questo è l'anno del Venaria, vincerà il campionato secondo me di sicuro, perché non ha le coppe, perché deve vincere qualcosa per forza, perché
l'Inter, paradossalmente, guardate, io arrivo a dire, pur essendo un simpatizzante dell'Inter per una serie infinita di motivi, arrivo a dire che preferirei che l'Inter uscisse dalla Champions, dove ha tra l'altro un incontro non particolarmente agevole, quindi potrebbe anche capitare. Se l'Inter esce dalla Champions, vince il campionato. Se l'Inter rimane in Champions, secondo me qualche partita la sbaglierà. E il Venaria, dopo anni, finalmente, con grande gioia di tutti i suoi milioni di tifosi, riporterà a Venaria lo scudetto. Però quel giorno non dovrai stare a Torino, perché non dormirai tutta notte, sì. Festeggiano. No, guarda, invece non è vero, e tu lo sai molto bene, Ricky, mi hai servito un assist sul piatto d'argento. Perché quando vincono lo scudetto, l'ultimo scudetto che hanno, diciamo, vinto, c'era in piazza un signore, in piazza Castello, con una bandierina tristissima che diceva urrà, urrà. Perché a loro ormai non interessa neanche più vincere lo scudetto, no? È una roba che ci hanno talmente tanto in tasca. Un po' si vergognano. Quindi, scusami, Roberto, sì. Se la Juve vince questo campionato, il merito va altanto contestato Allegri? Allora, io non sono d'accordo, nel senso che secondo me l'organico della Juve, come negli anni precedenti, è un organico che è il più forte del campionato. Forse quest'anno l'Inter è un po' più forte dal punto di vista dell'organico, ma negli anni passati hanno sempre avuto l'organico migliore, anche con Pirlo. Andate a leggervi la formazione di Pirlo, che è entrato poi in Champions League arrivando quarto, perché all'ultima giornata, all'ultimo minuto, Calvarete ha dato un calcio di rigore al Venaria per un fallo di Cuadrado su Perisic. Ma lasciamo stare, loro hanno un organico ogni volta deve battere sto tasto qua. Sì, loro hanno un organico fortissimo, secondo me il più forte del campionato quest'anno, forse un gradino sotto l'Inter, che il loro non allenatore ma gerente, diciamo così, no? Come se fosse un negozio, lui è un gerente, gestisce le persone, lo fa anche bene, non è un allenatore perché non è in grado di dare nessun tipo di gioco alla squadra e non glielo vuole nemmeno dare, anche perché non ne sarebbe in grado, non ne sarebbe capace. Fa giocare malissimo, però ha rivitalizzato un giocatore come Rabiot, dai, diamogli qualche merito a questo Allegri. No, ma non ha rivitalizzato niente lui anzi era quello che con cui Rabiot, no, ma tu te lo ricordi Rabiot, che lo volevano mandare via, che diceva, sì, che la mamma si era messa di mezzo. E io ti dicevo nelle tue trasmissioni, io dicevo, guardate, Gabbio è fortissimo, il nazionale francese, non scherziamo, perché lui lo faceva giocare talmente male, ma talmente male, che Gabbio sembrava uno scarso, mentre lui, quindi, invece, scusami, è uno forte, perché il centrocampo è il cuore della squadra, è il centrocampo che ha l'impronta alla mano dell'allenatore, e il centrocampo del Venaria è sempre stato scandalosamente cinico, torniamo a usare questo termine, da quando c'è lui, perché lui non la fa giocare la squadra, sono talmente forti che poi prima o poi si apre un pertugio, si infila qualcuno fortissimo come Vlahovic o Chiesa e la mette dentro, ma questo non è giocare al calcio. Poi vincono, bravissimi, tanti complimenti, loro dicono, senti, che vincere non è importante, è l'unica cosa che conta, contenti loro, contenti tutti, bravi. Senti Roberto, ti voglio dire, se Inzaghi si fa soffiare il campionato da Allegri, farà una figuraccia di puntini internazionale? No, sì, secondo me interplanetaria, no, proprio. Ma la battuta era l'interna figuraccia internazionale, scusa, l'ho capita con un secondo di ritardo, scusa. Sì. C'è il fuso. No, però io l'ho capita con un secondo di ritardo, ma Riccardo non l'aveva ancora capita, quando l'ho capita io. No, anzi, ho rimarcato dicendo interplanetaria, però vabbè, insomma. Lui non l'aveva anche. Come posso darti torto? Intercontinentale. Però internazionale è giusto, perché il nome corretto è quello. No, secondo me no, nel senso che Inzaghi sta dimostrando, pur non essendo probabilmente un genio, di essere un ottimo allenatore. Non essendo un genio, nel senso che qualche errore di troppo lo fa. Sì, è vero, ogni tanto, soprattutto nei cambi.
però direi che non si può contestare Inzaghi, non lo si può contestare, ricordando tra l'altro anche il fatto che nei famosi 9 anni di dittatura del Venaria, in cui vincevano solo loro, tutto loro e sempre loro, l'unico allenatore italiano che ha vinto qualcosa, la Coppa Italia, la Supercoppa, è stato Inzaghi, l'unico che in quegli anni lì è riuscito a vincere qualcosa. Senti, noi adesso ti lasciamo i tuoi impegni, sappiamo tantissimi in questa serata, hai un qualcosa, argomento libero da così insomma da proporci, qualcosa che vuoi dire a Giulia, che vedere i nostri telespettatori che sono sempre più numerosi. Intanto vedo alle tue spalle quella corona di fiori che mi sembra già aver visto su una tavola di mogano o diabete, però non so. Ma quella è la... È una corona, una, come si dice, una decorazione natalizia, un po' funesta. Ma il coso è il simbolo del, ti baci sotto il ma gli manca solo la scritta sotto i tuoi cari e poi mi sembra vabbè, ma il vischio. Te lo dico, io argomenti liberi non li tocco con voi, sì. Perché per il lavoro che faccio sarebbe meglio per me non andare su Striscia la Notizia. Quindi vi ringrazio per l'offerta di argomenti libero, ma preferirei no. Ma io con te volevo parlare della scala mobile, dell'inflazione, di cose di economia. Cosa hai pensato? Vabbè. Ma la scala mobile è una roba dei nostri tempi, Ricky. Degli anni 70. Esatto, va bene. Ferma da un pezzo. Grazie Roberto, grazie, buon anno Roberto. A te e ai tuoi cari. Grazie mille. Grazie bacio, Roberto bacio. Cavallo. Ciao. E adesso vediamo chi è venuto a suonare al nostro citofono. Eccolo qua, sentiamo. Si è formata una folla così giù da basso. Sì, perché hanno saputo che qua. Allora, prego, faccia leggere uno lì di casa. Chiediamo chi è intanto. Chi è che bussa il campanello? Chi è che suona? Chi è? Sono Flavio. Flavio Ciasca. Ma ci stavamo chiedendo, ma insomma manca mezz'ora alla fine della trasmissione. Com'è Flavio ancora non ha suonato il campanello? Infatti. Eccolo qua. Bentornato, buon anno. Qui a Oltre il Novantesimo. Flavio, che sia un anno ricco di successi come è stato per te il 2023, non certo dal punto di vista calcistico, ma per altri motivi che non andiamo a sviscerare in questa serata. Volevo invece chiederti, l'Inter senza Lautaro sembra avere, come dire, una ruota un po' sgonfia, no? Sì, anche senza Di Marco, se possiamo dirlo, certo. Perché comunque abbiamo avuto l'ennesima riprova che sono i due giocatori più importanti della squadra, no? Viste le ultime prestazioni, perché anche con Lecce, non solo a Genoa l'Inter, ma anche con Lecce l'Inter non ha fatto per niente bene, poi la risolta alla fine con una giocata di Arnautovic, ma anche con Lecce l'Inter, se Lecce avesse pareggiato, a mio parere non avrebbe vinto la penultima partita. Quindi benvenuto 2024, ma benvenuti soprattutto i rientri di Di Marco e Lautaro. Beh, si vede però che Flavio ha passato un ultimo dell'anno alquanto agitato, perché sì, insomma si è provato anche fisicamente, ha passato ore e ore di festeggiamenti con un susseguirsi di emozioni e di piatti che sono entrate su queste tavole lunghissime, immense. E anche bicchieri, mica solo bicchieri, voglia. Poi davanti allo stadio Artemio Franchi, dunque grandi festeggiamenti, immaginiamo. Con l'italiano ha fatto il brindisi. Però ti ricordiamo portare all'ordine, caro Flavio. E insomma, la Juve, zitta, con questo Allegri che non dà il gioco, lo dicevo ogni volta, è lì a 2 punti dall'Inter.
è un testa a testa che andrà avanti fino alla fine, l'abbiamo già detto. Per la prossima di campionato l'Inter avrà in casa il Verona, mentre la Juventus andrà a Salerno contro una Salernitana che pare essere rivitalizzata dal successo di Verona, e dunque una Salernitana che comunque può essere un avversario ostico per la squadra allenata da Allegri. Ma secondo me dubito la prossima settimana che cambi qualcosa, perché a mio parere sia l'Inter che la Juve vinceranno le loro partite. Secondo me sarà d'ora in avanti avremo sempre questa dinamica un po', almeno fino al 4 di febbraio, quando poi ci sarà Inter-Juventus a San Siro, e lì vedremo un pochino cosa succederà. Però secondo me fino al 4 di febbraio 2 punti, 1 punto, 3 punti, sarà così, andremo avanti così. Però se tutto rimarrà così anche, diciamo, alla fine del prossimo turno di campionato, che sarà l'ultima giornata d'andata, l'Inter sarà campione d'inverno. Solitamente, statisticamente, chi vince il titolo d'inverno poi vince anche poi il campionato. Dunque potrebbe essere benaugurante per la squadra allenata da Inzaghi, che, ecco, ha ancora una volta evidenziato, sai che io non sono un estimatore di Inzaghi, ha evidenziato i soliti problemi, insomma, nelle scelte degli uomini, dell'undici iniziale, i cambi. È vero, mancano Di Marco, mancano Lautaro, che sono pezzi forti, insomma, tanta roba. Però ecco, forse alcune scelte potranno essere fatte meglio, soprattutto quando tu togli Arnautovic per mettere Sanchez. Se devi vincere la partita giochi con 3 punte, non ne tiri fuori uno, sì, per mettere un altro di attaccante. Sì, questa è un po' la dinamica che l'anno scorso abbiamo visto troppe volte anche, no? E purtroppo lui ogni tanto, diciamo che Inzaghi fa parte di quegli allenatori che non, a mio parere, non si inventano nulla, cioè sono abbastanza monolitici e quindi rimangono sempre a giocare con quello schema, con quel modulo, e invece di, che ne so, ora ne dico una, ma per esempio a mio parere poteva cercare di mettere Sensi, che è un giocatore diverso da quelli che ha, e provare a vedere se trovava una giocata. Invece lui rimane sempre proprio col suo 3-5-2, non cambia mai nulla, cambia solo gli uomini, è già tanto quando cambia il momento nel quale fa i cambi durante la partita, no? Quindi questo, secondo me, a mio parere, è un limite. Anch'io non stravedo tantissimo, lo sai, per Inzaghi, però effettivamente quest'anno fino ad ora dirgli qualcosa è difficile. Certo è che col Genoa, a mio parere, l'Inter ha fatto la peggiore partita della stagione. Ecco. Praticamente, insomma, le due squadre che sono ai vertici sono, diciamo, gestite da due allenatori non geniali, perché pure la Juventus, insomma, con Allegri non è stato gran allenatore geniale, no? E forse più la Juventus sta facendo risultati, perché comunque la squadra ce l'ha il potenziale. Sì, sì, poi non ci dimentichiamo che la Juventus, perché ora Allegri sta tenendo questa posizione di che loro, se arrivano qua, la Juventus ha il monte ingaggi più alto d'Italia, ha una rosa, ha una grande rosa di giocatori, che è una conseguenza di avere il monte ingaggio più alto spesso, e comunque a livello di gioco non è paragonabile la cosa, nel senso che Inzaghi ha dei limiti, secondo me, proprio sul fatto di trovare qualcosa di diverso dal 3-5-2, mentre Allegri, insomma, il gioco è il non gioco, non è il gioco, ecco quello che fa. È il non gioco. Che uno dei punti forti dei segreti della Juve è il buon umore. Si può tranquillamente dire che sono tutti allegri, visti i risultati. È stato bello. Ci vediamo fra un anno, arrivederci. Scusami, dei doveri contrattuali. Sì, ecco, è proprio questa, è proprio uscita bene, proprio confezionata bene. C'è Umberto Croce che ha fatto la piroletta 3 volte in regia. Però, Funaro, dove sei? Qui va bene curare i testi della trasmissione, ma qui prendono delle libertà. Senta, mi sta allargando un po' troppo. Tu sì, nel senso che sei prorompente, stralipante, debordante. Volevo invece dire una cosa a Flavio, che lì al stadio di Firenze, al Termio Franchi, proprio di fronte, vista curva Fiesole, diceva prima Roberto Cavallo che l'italiano ha imparato a diventare, ad essere cinico. Sei d'accordo? Sì, era la cosa che
che gli chiedevano dopo le due finali perse dell'anno scorso, no? Soprattutto la finale col West Ham, che l'hanno persa in modo sciagurato, uno perché erano nettamente più forti, e due perché a giocare con la difesa alta e il movimento del difensore centrale di Igor in quell'occasione all'ultimo minuto, si poteva tranquillamente evitare stando un pochino più indietro. Ora lo si vede proprio nei minuti finali delle partite che sono ancora aperte della Fiorentina, la squadra gioca per portare a casa la partita, ha imparato la lezione parere, e quindi pur non dico io giocando benissimo, perché la Fiorentina in questa, io che vivendo a Firenze appunto la seguo quotidianamente, vi posso dire che la Fiorentina ha giocato molto molto meglio in altre situazioni, però non portava a casa il risultato, perché la Fiorentina gioco lo ha sempre fatto, perché Italiano è un allenatore che gli ha dato un'impronta di gioco assolutamente alla squadra, quella è fuori di dubbio, però gli sono sempre mancati i gol. Ora è paradossale, però per esempio ha vinto una partita la scorsa settimana col Verona che avranno preso 15-16 tiri, Terracciano ha parato di tutto e di più, ha parato anche il rigore, e invece loro hanno fatto un paio di tiri e hanno vinto una partita immeritatamente. Cioè quello che voglio dire è che è un momento che sta girando anche molto bene, oltre al fatto che gioca bene, ma la Fiorentina gioca bene da quando c'è Italiano e gioca bene da sempre, a mio parere. Senti, ovviamente il mercato di Genova porterà cambiamenti in molte formazioni, l'Inter è attiva sul mercato, è già arrivato un giocatore dal Brugge proprio in queste ore, e potrebbe essere anche completato l'organico dell'Inter con l'arrivo di un'altra punta, Muriel si dice, al posto forse di Sanchez, oppure in aggiunta agli attaccanti che ha già l'Inter in rosa, altre squadre si stanno rinforzando. Esatto. Volevo chiedere a te insomma un parere, ecco, su questo mercato, chi si rinforzerà di più, chi rimarrà così com'è. Gennaio difficilmente qualcuno si rinforza, è un momento dell'anno dove puoi mettere qualche tassello, stoppa. Ecco. Sì, no, ma sono dei momenti nei quali puoi mettere... Sicuramente hai detto, per esempio, una situazione dove bisogna sperare che mettano mano, perché secondo me l'Inter ha bisogno di una punta assolutamente, perché comunque Sanchez, l'acquisto di Sanchez, insomma, non è una novità, ma non è stato certo un acquisto azzeccato. Per cui, ecco, lì assolutamente bisogna che l'Inter faccia un acquisto. E quindi quella è una società che sicuramente deve intervenire, ma anche il Milan, ma anche il Napoli stesso, perché insomma sono società che hanno bisogno anche per dare un po' di speranza ai tifosi. De Laurentiis, no? Che interverranno anche massicciamente sul mercato. Anche la Fiorentina, giusto? Perché comunque adesso si è infortunato Nico, poi anche... Sì, la Fiorentina c'è Dodò. Sì, del Lecce. E poi forse anche di un arrivo di Belotti dalla Roma, dunque reparto avanzato della Fiorentina che sicuramente sarà rinforzato. Sospendiamo per il momento il giudizio sulle romane, perché la Roma insomma sì, oppone resistenza alla Juve, però poi perde. La Lazio sembra essersi ripresa anche in campionato, vittoria rimonta sul Frosinone, direi insomma, ecco, che la squadra piano piano sta prendendo la retta via e si candida per un posto nella prossima Champions League, è attualmente in corso anche nell'attuale Champions League. Flavio, noi ti salutiamo, ti auguriamo un buon anno, ovviamente. Grazie, Flavio. Devi dire qualcosa, Flavio, di particolare, no? Devo dire, una delle tue battutine che ti hanno reso famosa nel mondo. Vabbè, ma l'ho già fatta prima, ma non esageriamo. È giusto prendere piccole dosi. Esatto, a piccole dosi. A piccole dosi, perché sennò boh. Perché si ubriaca dopo, Va bene, Flavio, è stato un piacere come sempre. Vedo che te la ridi, grazie. Certo, con noi si diverte. Grazie a voi, Flavio. Ma quando vedo Giulia non posso che sorridere. Sì, adesso però vai a nanna che sono quasi le 10:30, vai a dormire. Ciao, grazie. Ciao, Flavio. Buonanotte, ciao. Grazie. Ciao. Addio. Addio per questa sera. Arrivederci a presto. Arrivederci a presto. Sai che ho un po' paura nel scoprire chi sarà là a suonare al campanello? Il postino. No, quello suona sempre 3 volte. Sentiamo.
Oh, allora ho detto, ho paura, ho paura di scoprire chi è che suonerà il nostro campanello. Un attimo, per favore, dove abbiamo pazienza. Sicuramente un ospite lieto. È un ospite, secondo me, illustre e soprattutto mi dice dal coordinamento Funaro, Vincenzo Funaro è anche un'amica di oltre il 90esimo, un'amica di tutti noi. Abbiamo, chi abbiamo? Jessica Rizzo, giusto? Oh, buonasera Jessica. Buonasera Jessica. Ciao, un bacio e buon anno. Grazie noi anche a te, buon anno. Accettiamo volentieri i tuoi auguri di buon anno dal tuo Atlantis, dove certo. Insomma, ogni sera, ogni giorno, ogni sera, ogni notte c'è sempre una sorpresa, ci si diverte sempre, no? È anche l'ultimo dell'anno, immagino sia stata l'insegno del grande divertimento. Tantissimo, veramente, c'è stata molta gente e poi noi siamo aperti dal pomeriggio adesso, vedi sempre in accappatoio, perché siamo nelle terme, quindi nelle terme naturiste, e quindi dalle 15 in poi siamo aperti. Se tu vai sul sito vedi tutti gli orari. Guarda, io sabato sono a Frosinone, che c'è la partita Frosinone-Monza, poi rientro su Roma la domenica pomeriggio, prima di prendere il treno alla sera, sì, un'ora alle terme me ne farei volentieri. Vatti a farne un fango. Un fango? Tutto nudo, perché mi devo coprire? Perché mi devo coprire col fango, Jessica? Io mi voglio scoprire. Ma che col fango? Tu ti spogli nudo e ti fanno i fanghi. Jessica, allora scusa un attimo, ci puoi spiegare come funziona via le terme? Diciamo. Allora, uno entra nudo, insomma, nelle terme, giusto? Sì. Allora ti fanno i massaggi, sì. Jessica, o ti fanno il massaggio a Riccardo? Sì, no, c'è anche il massaggio. Allora, prego. C'è una coppia di massaggiatori, uomo-donna, che fanno anche il massaggio tantra. Sì, il martedì. Allora ragazzi, ma non prendo neanche il treno della sera, quello della notte prendo, quello del lunedì. No, allora ci andiamo insieme, Ricky. Va bene, dai, così va bene, perfetto. Insomma, ecco, e noi come facciamo sempre poi ti tiriamo in mezzo nei nostri discorsi del calcio. Non mi ricordo più se eri tifoso o no di una squadra in particolare, Jessica. No, io sono tifosa dei calciatori. Dei calciatori, e lì ti vogliamo. No, sai questa che... è una perla di saggezza. Soprattutto. Allora, tu l'altra volta ci hai detto, insomma, ci hai così lasciato capire, no? Che molti calciatori, più o meno famosi, vengono a divertirsi, perché questa però è la parola giusta, a divertirsi. Vanno in incognita. Ma l'incognita ovviamente col volto un po' coperto, qualcuno c'ha la maschera. Okay. Ad esempio il calciatore del Napoli, non so se lo conosci, Osimhen non avrebbe bisogno perché lui ha sempre la maschera quando gioca. Ma... No? Da noi le maschere si tolgono, da noi si toglie tutto. Anche le maschere. Quando sei lì poi è assoluta libertà. Ecco, ma c'è stato insomma qualche movimento, qualche gossip. Ci puoi raccontare qualcosa, ovviamente tutto nei limiti, nel rispetto della privacy, per carità. Sì. Jessica. Ma no, i movimenti ci sono sempre, tutti i giorni qua da noi, non è che è un movimento continuo. Oddio, il telefono. Oddio. Vediamo un po'. Ecco, okay. Mi era caduto il telefono. I movimenti ci sono sempre e quindi ogni giorno ci sono delle cose differenti, delle cose trasgressive. Poi sai, c'è la coppia che ama giocare con più uomini, c'è la coppia che invece gioca con un'altra coppia. Quello dipende insomma da ogni persona. Poi ci sono anche quelle esibizioniste che vogliono solo farsi vedere e far eccitare gli uomini. Poi ecco, ci sono anche quelle che sono curiose e vengono soltanto per il puro divertimento. Avevi qualche domanda? No, voglio fare una domanda a Jessica. Allora, nel calcio c'è un termine che si chiama foglia morta. Si può dire che nel sesso, quando la foglia morta cade, l'importante è il tronchetto della felicità? Vabbè. Nel senso c'è anche la mano morta, però vabbè. Però il tronchetto non deve essere molle, assolutamente. Deve essere il tronchetto della felicità. Tu in questo sei un'autorità. Il tronchetto c'è anche il ramo. Se, proprio, allora, anche il ramoscello, anche vabbè, poi dai l'altra domanda. No, vabbè,
no. Vabbè, c'è un'altra, sempre questa, vedi che sì. C'è proprio un parallelismo tra sesso e calcio. Come non no, si scherza, vanno di pari passo. Fare le ricerche proprio... nel calcio. L'italiano per cosa va matto? Per le donne e per il calcio. Allora, nel calcio, sempre un'altra domanda per la nostra Jessica. Esiste un termine definito sandwich. Due giocatori della stessa squadra che marcano un avversario da destra a sinistra. Nel sesso il sandwich cambia, il sandwich cambia solo il tipo di marcatura, ecco. Davanti a dietro, sì. Probabilmente. Certo, sotto. Sì. Sì, però è sempre sandwich anche da noi. Ma il panino. Ci hai pensato 3 settimane per questa cosa del sandwich? No, vabbè. Esiste il termine nel calcio. Come no, certo, adesso non so se esiste anche l'Atlantis, però no, per quello che ci dice. Il sesso esiste, era il panino forse. Beh, panino adesso che faccio? La fetta di bresaola e metto 2 fette di pane. Vabbè. A voglia quanti sandwich ci sono da noi. Si fanno delle scorpacciate. Siamo in fascia protetta, sì. Allora, Jessica, noi davvero ti ringraziamo. Hai qualche altra domanda da fare, qualche dubbio? Che... mano scopriremo i segreti di sesso. Facciamo una serie di puntate, insomma, certo, capito? Il sesso e il calcio. Vedi quante facciamo analogie ci un sono? Docufilm sul sesso e il calcio con Jessica Ricci. Certo. Jessica, noi ti ringraziamo come sempre per la tua disponibilità e in bocca al lupo per il tuo Atlantis che va sempre meglio e il segreto di questo locale dove ci si diverte tantissimo. Certo non a leggere dei libri e fare delle cose diverse. A mangiare sandwich. Esatto. Però forse. È quello che si sa sempre rinnovare, sì. Ogni giorno c'è qualcosa di nuovo, da idee di Jessica, da idee anche dagli stessi frequentatori del locale. Poi c'è Jessica, molto simpatica, l'immagino padrona di casa che ti accoglie, eccetera, eccetera. Sì, tengo alta la bandiera. Quella soprattutto, sempre. La bandiera sempre. Mai a mezz'asta. Grazie, Jessica. Ciao. Siamo già andati su Striscia la Notizia. Lo dico ad Antonio Ricci, ciao. Questa se la vuoi rimandare. Ciao Jessica, grazie, buon anno ancora. Ciao. Antonio Ricci, questa è già stata Jessica Ricci su Striscia la Notizia, se la vuoi riprendere comunque. È sempre materiale d'archivio. Vabbè, che fa però, comodo. Vero, a parte gli scherzi, visto quante analogie che ci sono tra il sesso ma non stavamo scherzando, e il calcio, foglia se... morta, certo, il sandwich, sì. Oh ragazzi, qua c'è da fare una ricerca come no, che non si finisce certo. Più. Esiste il glossario del calcio con tutti i termini utilizzati nel calcio che sono in parallelo con quelli del sesso, certo. Precisi. Esiste anche il corner, no? Corner, le corner. Allora, il dodicesimo uomo anche. Io ho paura adesso. Nel sesso, io ho paura. Il dodicesimo uomo è un bordello infinito. Mi dicono dalle telecamere che ci sono. Via che sta arrivando un altro ospite. A questo punto va io bene. Ho paura. No, basta. Perché dopo Jessica Rizzo potremmo anche chiudere qua la trasmissione. Vediamo un attimo. Sentiamo che suona questo convento. Gli ascolti che abbiamo avuto sicuramente con argomenti anche di interessanti. Anche queste forme geometriche 2, 4, sì, 8, questi incroci, cose. Adesso ha suonato al campanello e vediamo chi è il nostro prossimo ospite. Buonasera, benvenuto oltre il 90esimo. Chi sei? Vediamo se viene. Buonasera, ben trovati da parte mia, Massimo regia. Canta di Carta Canta Web. Ah, Massimo Canta di Carta Canta, è una bellissima agenzia giornalistica, lui è il
Buonasera. No, lui è proprio l'editore, dunque colui che porta sempre un sacco di notizie ogni giorno sul suo portale, che riguardano il calcio, ma che riguardano in particolare il Milan e il Monza, che sono le sue due squadre del cuore. Infatti, non so se riusciamo a inquadrarle, alle sue spalle alla maglia di Franco Baresi, storico capitano del Milan, bandiera del Milan, e quella di Izzo, che sta diventando piano piano la bandiera del Monza. È un po' annacquata perché è tre mesi che non gioca a causa del infortunio. Speriamo che rientri a Frosinone. Quando sento il nome di Massimo Canta mi viene in mente il nome di un gruppo, Diabolic Suona, Eva Kant. Ah, e quindi? No, Eva Kant. Scusate che... Vabbè, a 10:30 ci sta, no? Ormai quale battuta si spreca. Allora, Massimo... del Milan abbiamo parlato parecchio, insomma, con i nostri ospiti che ti hanno preceduto. Vorrei parlare un po' di Frosinone Monza, una partita, diciamo, quasi alle soglie dell'Europa, no? Perché le due squadre erano partite tutte e due con l'obiettivo di salvarsi, più il Frosinone che il Monza. Si trovano lì, insomma, zona 20, 21 punti, 22, e potrebbero guardare in su, ma diciamo che il pensiero è soprattutto verso l'Europa, perché dietro c'è abbastanza un margine di sicurezza verso la zona salvezza. Che partita sarà quella dello Stirpe il giorno della Befana alle 15? Sì, le distanze, come dicevi tu, sono abbastanza tranquille per le due squadre rispetto a chi le segue. È una partita importante per entrambe, forse un po' di più per il Monza, per cercare di dare un'altra scossa alla sua classifica, giusto per la fine del girone d'andata, visto che il Monza ha praticamente un punto in più rispetto allo scorso anno e ambisce a fare meglio. Quindi l'occasione è ghiotta per Palladino, che non sarà in panchina, vista la squalifica ha subito nella partita precedente. Ecco, partito ovviamente che il Monza dovrà giocare con grande attenzione, soprattutto questo Soule, che è uno degli attaccanti, uno dei giocatori più forti del Frosinone, e scuola Juventus, è un giovane della Juventus, prestato appunto alla squadra di Francesco, e lì il Monza dovrà stare molto attento. Ma però diciamo in generale tutto l'organico, tutto l'undici del Frosinone è una squadra che sta facendo molto bene, no, in questo campionato. Una rivelazione, un giocatore talentuoso, quindi è un giocatore a cui si dovrà fare molta attenzione, soprattutto da parte della difesa del Monza, che ultimamente ha avuto qualche incertezza, pur essendo comunque tra le difese migliori del campionato. Un ottimo banco di prova, però il Monza dovrà fare bene soprattutto in attacco, visto che è in attacco che Palladino ha qualche problema. Adesso non ci sarà, è chiaro, non è mai o poco impiegato lo squalificato Maric, che si è fatto espellere dalla panchina, però Palladino recupera sicuramente il miglior Colpani per cercare di ritrovare i gol che Andrea ha fatto nel girone di andata, 6 gol importanti di Andrea Colpani che hanno mosso parecchio la classifica del Monza. Senti, Massimo, tu hai detto sì, il problema del Monza è il gol, infatti ha fatto 16 gol, ne ha subiti 18, che è la quarta difesa del campionato che si era, dunque comunque subisce poche reti, ma di questi 18 gol, 7 subiti nei primi 15 minuti e poi ancora molti subiti sul finire del primo tempo o addirittura a fine partita. È un problema di concentrazione? È un problema di approccio alla partita? Diciamo che di questi 7 gol subiti all'inizio, 4 li ha subiti con le grandi squadre. Potrebbe essere questo, insomma, un alibi per la squadra di Palladino, perché comunque le ha subite da squadre importanti e più attrezzate in classifica. C'è un problema sicuramente di attenzione che credo Palladino abbia già comunque cercato di risolvere. Abbiamo visto a Napoli, non era facile approcciare contro il Napoli, però il Monza ha tenuto bene, quindi ha risolto questi problemi che all'inizio costituivano un ostacolo per la squadra di Palladino. Pur essendo senza Izzo e senza Pablo Marì, la difesa del Monza si è comportata ottimamente subito dall'inizio contro il Napoli, rischiando addirittura di vincere. Se avesse vinto questa partita, credo non ci sarebbe stato nulla da dire, perché il Monza in vantaggio sarebbe stato difficile da
da recuperare, a mio parere, nonostante tutti dicano no, beh, poi sarebbe stato pressato nella propria area. No, il Monza in vantaggio di un gol credo che avrebbe fatto bene. Bene, grazie Massimo, ringraziamo, ti auguriamo veramente buon anno, buon 2024, che sia un anno ricco di successi per la tua agenzia Carta Canta, certo, e per le squadre che tu hai a cuore, il Monza e il Milan. Esatto. Grazie mille. A voi, buon proseguimento. Grazie, grazie. Grazie, cara Giulia, siamo in chiusura, in questa lunga maratona di inizio anno. Sulla Serie A, perché lo ricordiamo, la Serie D è ferma, dunque la prossima settimana, la prossima puntata, torneremo con D e dintorni. E c'è, i misteri. Molto. E poi i misteri, i famosi misteri. Rosso-blu, i misteri rosso-blu. Va bene, grazie Giulia Rizzardi. Grazie a te Riccardo. Grazie a Umberto Croce regia, grazie a Vincenzo Funaro al coordinamento, grazie a tutti gli ospiti che sono intervenuti, sono stati tantissimi, è stato un andirivieni, questa storia del citofono c'è un po' così, sconvolto. Cercheremo di sistemare il tutto, ci rivediamo settimana prossima. Ciao a tutti. Ciao. Sono Nicolò Govoni, CEO di Stilai Rise, e nel 2020 sono stato nominato al Premio Nobel per la Pace. Questa è la mia storia. Ero il classico adolescente difficile. Dopo due bocciature e innumerevoli problemi relazionali, un insegnante mi disse che sarei finito a inscatolare merendine in fabbrica. Avevo 16 anni allora e li ho creduto. Tutti mi credevano un fallito. Poi la mia vita è cambiata per sempre. A 20 anni sono partito per l'India e quelli che dovevano essere 2 mesi di volontariato in un piccolo orfanotrofio sono diventati 4 anni vissuti a pieno e una laurea in giornalismo. Quei 20 bambini mi hanno salvato la vita. A 24 anni sono tornato in Europa e ho fondato Still I Rise. L'obiettivo? Cambiare il mondo. Sull'isola di Samos, in Grecia, abbiamo aperto la nostra prima scuola di emergenza per fare fronte alla crisi migratoria più grave della nostra epoca, quella siriana. Qui abbiamo messo a punto un modello educativo rivoluzionario che stravolge i paradigmi scolastici tradizionali. Dove la scuola tradizionale è fabbrica, la nostra è casa. Dove lo studente tradizionale è passivo, il nostro è protagonista. Dove l'insegnante tradizionale è giudice, il nostro è mentore. E dove la creatività è repressa, noi coltiviamo il pensiero globale. Questo è il modello educativo Still I Rise. Negli anni abbiamo aperto scuole tra Grecia, Siria, Kenya, Congo, Yemen e presto anche Colombia. Siamo i primi al mondo a offrire il baccalaureato internazionale ai bambini profughi gratis. Abbiamo servito più di 530.000 pasti, distribuito oltre 210.000 kg di beni essenziali e raggiunto 25.000 persone nel mondo. Facciamo tutto questo rifiutando fondi da governi, organismi sovranazionali e multinazionali poco etiche, devolvendo più del 95% dei fondi raccolti ai programmi e alle attività e meno del 5% a gestione e raccolta fondi. Siamo in pochi a riuscirci. Negli anni ho avuto l'onore di scrivere libri, parlare in Senato, insegnare a Oxford, fare un'intervista insieme al Papa e vedere Still I Rise tutta nominata al Nobel per la Pace. Eppure, il successo più grande per me resta quando loro mi chiamano. Papà, abbiamo ancora tanta strada da fare, ma tutto questo è nato da 20 orfani in India e da un fallito che ha deciso di credere in un sogno. Crederci fino a realizzarlo. Quindi, qualunque sia la tua missione, ricordati di osare sempre e non avere mai paura.